Mister, buongiorno, Anthony Di Stefano, Live Sicilia. Senta, le domando per andare subito al dunque, partita, cioè giornata di vigilia di una partita certamente importante come lo sono state tante in questo inizio di stagione. Le chiedo con la schiettezza l'ha sempre contraddistinta, se può fotografarci quello che è questo momento, quelli che sono stati queste ultime ore, questi ultimi giorni, perché insomma c'è stato un susseguirsi anche di voci su tante situazioni, capire un po' quella che è la situazione a livello di squadra, che cosa si aspetta e cosa dobbiamo aspettarci anche a livello di formazione per domani, per la partita contro l'Avellino, e poi per ultimo se ci può dire un po', c'è stato un confronto anche con i dirigenti, con la società, capire un po' a che punto si è. Ma i confronti in ogni ambito di lavoro, ma anche soprattutto nel nostro, dove ogni settimana, in questo momento ogni 3 giorni, si gioca, è normale che ci siano, si fanno le valutazioni di quello che poi succede ogni partita, no? Venivamo da una partita col Taranto fatta in un determinato modo e magari mercoledì non abbiamo espresso le stesse cose, anche se poi sinceramente il risultato potevamo chiudere un po' prima la partita, ma al di là di quello obiettivamente non abbiamo fatto una prestazione di livello alto. Ora domani ne abbiamo un'altra e ogni volta è giusto che ci sia un confronto tra me, i ragazzi, società, io società, proprio perché c'è molta unità di intenti e stiamo cercando di costruire qualcosa per ottenere sempre il meglio. Ad oggi siamo un po' discontinui ed è vero, e quindi dobbiamo andare a ricercare questa continuità. Per quanto riguarda le voci, penso che dalla parte della società e nostra non sia uscito niente, quindi penso che siano notizie che bisogna prendere così, perché ognuno può dire quello che vuole in questo momento, però la realtà è quello che noi viviamo all'interno dello spogliatoio, all'interno della società, e c'è tanta unità per cercare di trovare questa continuità. E domani abbiamo l'opportunità di affrontare questa partita bella davanti a un canale nuovo per la Serie C, quindi anche una bella pubblicità per la categoria, con la solita cornice di pubblico che ci aspetta in casa, quindi che responsabilizza. Una partita difficile contro una squadra forte che sta vivendo un bel momento, che nelle ultime 2 partite ha ottenuto le vittorie nei minuti finali e noi magari invece ce la siamo fatta sfuggire. È una partita che si prepara da sola, siamo pronti per andarla a giocare e sappiamo benissimo che ogni partita qui è vista in un modo come se fosse determinante, ma è giusto che sia così, è così da tutte le parti. E rimettiamo da parte quello che abbiamo fatto mercoledì, teniamo quello che magari di buono abbiamo fatto domenica e continuiamo il nostro percorso. Buongiorno mister. Francesco Rosa, Rai TV. Volevo chiederle, sente intorno a sé la fiducia della squadra, la coesione dello spogliatoio, perché si è tirata fuori anche questa eventuale problematica? Qui dovete stare un po' attenti a dire determinate cose, perché si va a toccare... No, io ho detto che sono state voci, sono anche uscite scritte, onestamente, perché si tocca un po' la professionalità dei giocatori, l'umanità mia. Penso che sia irrispettoso dire che i giocatori vadano in campo apposta perché si manca di rispetto a loro. Penso che sia rispettoso nella mia figura a livello umano, non si parla di calcio. Allora, il diritto di critica è giusto e noi facciamo un mestiere che dobbiamo essere abituati. Però toccare gli aspetti umani può diventare un po'. Io vado in via plebiscito, mi faccio mettere sul fuoco, sulla certezza che i ragazzi facciano il massimo per me e per il Catania, che è la cosa più importante. Perché se no si instaura una cosa dove si vanno a toccare delle situazioni brutte. Io su quello non ho nessun dubbio. Poi io posso essere all'altezza, i ragazzi possono essere all'altezza, questo sarà il tempo a giudicarlo, e magari quello che non riesce a una persona, a un giocatore in un posto, può riuscire da un'altra parte, questo fa parte di questo mondo. Però toccare questi tasti è un po' pericoloso e non è molto corretto nei nostri confronti. Ultimo, per quanto riguarda la formazione, ci può anticipare qualcosa? Ci sono delle problematiche, sono usciti malconci 2 attaccanti, Marsura e Di Carmine, ci può dire qualcosa? Sta valutando bene la situazione su chi mandare in campo, ecco, proprio in riferimento alle disponibilità o meno? Grazie. No, non abbiamo mai preso
alibi di assenze. Stiamo vivendo una situazione dall'inizio dell'anno particolare ed è indubbio che prendono magari determinati reparti, no? Domenica avevamo fuori 3 centrocampisti, ora sono fatti male 2 o attaccante o quinto, come ha giocato Davide ultimamente. Questa è una situazione che non aiuta, sinceramente. Non l'ho mai detto e certamente oggi non arrivo a cercare questo alibi. Diciamo che può rafforzare quello che stiamo facendo, però è anche ovvio e obiettivo che qualche difficoltà a livello numerico ce l'abbiamo dall'inizio dell'anno e quindi dobbiamo cercare di sopperire, però sono difficoltà che sicuramente abbiamo da tanto tempo. Ora che magari si gioca tante partite possono essere anche un po' più marcate, però noi dobbiamo andare in campo per quelli che riusciamo a mandare e cercare di fare la partita migliore che possiamo fare e cercare di ritornare alla vittoria in casa come abbiamo fatto domenica. In un attimo potremo cancellare magari gli ultimi 20-25 minuti di Monterosi che ci hanno portato a perdere dei punti che comunque un po' ci siamo andati a suicidare, e la classifica e l'ambiente probabilmente sarebbe stato diverso, e abbiamo tutta la possibilità di cambiare tutto in 90 minuti, al di là di chi possa scendere in campo. Più o meno è la stessa cosa che ho detto prima di Taranto. Certe difficoltà devono o uniscono o disuniscono. Noi dobbiamo cercare di unirci, io percepisco che c'è unità di intenti per voler fare, perché è impossibile che a 3 giorni di distanza ci possano essere 2 prestazioni che magari danno l'impressione di essere diverse, no? E quindi dobbiamo cercare di capire un po' la nostra dimensione, ma sono sicuro che tutte queste difficoltà ci uniranno ancora di più. Speriamo che non sia niente di grave, quelli che sono fatti male che ancora devono fare degli esami più accurati, e andiamo avanti per la nostra strada, sapendo che delle difficoltà in questo momento a livello numerico ce le abbiamo come ce le abbiamo sempre avute. Grazie. Buongiorno mister, Vittorio San Giorgi per Tutto Sport e il Quotidiano di Sicilia. Parto da una considerazione rispetto alla quale non le chiedo un commento perché capisco la sua posizione. Io credo che in virtù di questi rumors, di queste anche possono essere solo voci di queste ore, sarebbe stato giusto insomma che oggi accanto a lei ci fossero i vertici dirigenziali. Vengo alla domanda. Andiamo sempre su questo tema, insomma lei un po' ha chiarito, dobbiamo quindi aspettarci o meno delle esclusioni non dettate da motivi fisici nei convocati? Grazie. In ogni ambiente di lavoro ci sono delle regole da dover rispettare. Okay. Tutti nella vita possono sbagliare qualcosa, nessuno ha mai fatto del male a qualcuno. È anche vero che se qualche volta qualcuno fa un errore è giusto che si prendano determinati provvedimenti, ma questo è in tutta la vita e penso che sia la forza di una società quella di far rispettare determinate cose, sapendo che tutti possono sbagliare e il giorno dopo è tutto risolto perché non c'è né rancore né niente, ma bisogna avere una linea di pensiero. Questo è quello che riguarda il secondo aspetto. Per quanto riguarda la società e io, abbiamo dei confronti continui, sia quando vinciamo che quando perdiamo. Abbiamo un rapporto, io devo dire, stupendo, perché mi danno sostegno sempre, quotidianamente, a me e ai ragazzi. Quindi noi l'appoggio della società lo sentiamo, non c'è bisogno di dover venire qua e far vedere che me lo danno, perché a me lo danno con i comportamenti e con le chiacchierate che faccio con loro, e a me questo dà la forza, se no probabilmente non sarei più qua o non sarei neanche arrivato qua, e la stessa cosa la vivono i ragazzi. Mister, buongiorno. Federico Lo Giudice, chancebet.news. Allora io vado più diretto, gliela faccio direttamente la domanda. Conferma quindi che per motivi disciplinari Giuseppe De Luca e Giuseppe Rizzo sono fuori in questo momento dalle scelte tecniche di mister Tabbiani? No, Giuseppe De Luca sarà convocato perché, come ho detto prima, faccio copia e incolla. Penso che in qualsiasi ambiente di lavoro, se uno è un dipendente e fa qualcosa, si può prendere un provvedimento, ma questo non vuol dire che uno non esiste più. Fa parte di determinate regole che una società ha il diritto di dover mettere, quindi non c'è nulla di strano. Forse mister, il problema forse è che si sta instaurando, è di comunicazione del messaggio. Arriva, viene un messaggio, il feedback di ritorno non è quello corretto. Perché le faccio un esempio, così facciamo chiarezza una volta per tutte. Lo scorso anno ci sono stati degli esempi, Vitale che a un certo punto ha avuto un comportamento non consono alle norme disciplinari della società ed è stato messo fuori rosa e la società l'ha comunicato, semplicemente proprio per evitare che si
accavallino voci e leggende metropolitane quando si prendono dei provvedimenti disciplinari nei confronti di un giocatore che ha tutto il diritto di prendere, perché lei vede e vive cose che noi non viviamo quotidianamente, proprio per evitare che si creino voci di corridoio si dovrebbe dire, dice, in questo momento il giocatore è fuori per motivi disciplinari, anche perché mercoledì si è visto quello che è accaduto a Teramo perché eravamo presenti. Semplicemente questo, mister, semplicemente questo. Io penso che e non credo che sia una mancanza di non rispetto nei suoi confronti o di non rispetto della professione dei giocatori. No, io ho detto mancanza di rispetto in un'altra cosa, non in questa. Quindi non è giusto mettere parole in bocca che non ho utilizzato. Ah, cioè, vede, io penso che ogni volta che sono venuto qua e mi avete fatto delle domande anche di questo genere, ho sempre dato delle risposte, per cui la comunicazione c'è. È successo che oggi, cioè ieri è successo una situazione che, e siamo qua a farmi, mi avete fatto una domanda, io con tutta l'onestà del mondo ho risposto. L'altra volta mi è stata fatta una domanda e con tutta l'onestà del mondo non c'è niente da nascondere, perché è tutta la luce del sole, perché sono cose che possono capitare, sarebbe meglio che non capitassero, ma tutti siamo umani e tutti si può fare degli errori. Non siamo qui a mettere la croce addosso a nessuno e a colpevolizzare nessuno. Io, discorso della mancanza di rispetto è legata al fatto, fanno apposta, sono cose fastidiose. Su questo discorso qua non mi sembra di essermi mai nascosto, ho sempre detto tutto quello che dovevo dire, senza avere vergogna o paura, perché penso che tutti hanno il diritto di prendere delle decisioni, soprattutto nel ruolo mio o di una società. Io parlo per me perché posso parlare per il mio lavoro. Io non so chi abbia scritto o detto che c'erano dei giocatori che remavano contro di lei, perché risultava il contrario, però, mister, mi consenta, l'incontro di ieri tra un gruppo di giocatori e i dirigenti, per quale motivo allora è stato fatto? È perché poi lo sa cosa succede dopo, mister, perché grande piazza, grande responsabilità, maggiori spifferi. Sì, ma gli spifferi sono un po' una rovina, no? Nel senso... Ma non è chiarezza, ma l'ho detto prima, ma se in qualsiasi, voi pensate che il calcio sia un mondo diverso, il calcio è come la vita, ok? È un'azienda, e quando un'azienda magari ha qualcosa da dover, chiama qualche dipendente, il capo, e dice come vanno le cose, cosa possiamo migliorare, cioè ci sono dei confronti per sapere dove possiamo andare a toccare delle cose per ottenere il risultato migliore. Ma questo capita da tutte le parti, si va a parlare magari con due o tre, magari viene tutto interpretato in maniera troppo gigantesca. Sono cose, io sono nel calcio da 27 anni, vuol dire che inizio ad averne un po', sia da calciatore che da allenatore, e tante di queste situazioni mi sono capitate, ma anche quando le cose vanno bene ci sono dei colloqui, dei dialoghi, perché viviamo tutti per tirare avanti una società che è la cosa più importante di tutti, di voi che siete qua, di me, dei giocatori, che è il Catania, che va al di sopra di tutti. Quindi tutti quelli che lavoriamo nel Catania cerchiamo di ottenere il massimo per il Catania. Ci riusciamo? Non posso saperlo. Facciamo il massimo per riuscirci? Sì, tutti. Tutti i giocatori fanno il massimo per ottenere il miglior risultato? Sì, perché ne va della loro vita. Noi siamo persone che possiamo fare le cose giuste o le cose sbagliate, però non c'è niente di malafede, non c'è niente di pericolo, non c'è niente di gente che vuole quello no, quello non va bene, quello ce l'ha come... No, noi siamo un gruppo di lavoro che insieme cerca di ottenere il risultato migliore per il Catania. Ci stiamo riuscendo per ora a tratti, a volte sì, a volte no, perché se andiamo a parlare un po' da bar, magari domenica avessimo vinto con quei due punti, una partita in meno, parliamo di cose che possiamo anche dire, ma la realtà è che possiamo fare meglio di quello che stiamo facendo. La cosa che a me dà serenità o tranquillità, mettiamola così, è che rendendo un po' meno di quello che stiamo facendo, comunque otteniamo dei risultati un po' spot. Dobbiamo trovare una continuità, dobbiamo avere un po' più di serenità all'interno del campo di calcio, pensare al calcio, pensare a cosa dobbiamo fare di cose giuste. Ma non c'è nessun problema all'interno del Catania. A me fa un po' male far apparire che qua abbiamo tanti problemi. Ci sono problemi come in tutti i posti, che magari qua, come hai detto te, grande piazza, grande responsabilità, vengono amplificati, ma non sono quelli i problemi. Oggi stiamo ottenendo un po' meno di quello che noi possiamo fare, e insieme io, i ragazzi, la società, dobbiamo trovare le piccole chiavi che possano far partire questo carrozzone, che dopo domenica magari si dice ok, partita vinta importante, non giocata benissimo ma col cuore abbiamo preso una via, e mercoledì abbiamo fatto
fatto un passo indietro, ora dobbiamo domani fare un passo avanti e poi rifare ancora dei passi avanti e non perdere quella linea lì. Questo è l'obiettivo che abbiamo noi come staff di lavoro, compreso staff medico, fisico, tecnico, giocatori, società. Questo è quello che è il mio messaggio, con tutta l'onestà del mondo. Prego. Buongiorno mister, Filippo Rubulotta, Noi Sicilia. Volevo chiederle che tempi di recupero ci sono sia per Di Carmine che per Marsura e poi, vista comunque la doppia assenza in attacco di domani, se ci saranno dei cambiamenti importanti, magari giocherà Dubiskas oppure Popovic. No, beh, i tempi di recupero ancora non li sappiamo perché fanno gli esiti in questi giorni qua. E per quanto riguarda la formazione abbiamo provato diverse cose. Abbiamo lavorato con diverse situazioni, quella che abbiamo già utilizzato ultimamente, altre soluzioni, vediamo quale sarà la migliore, anche perché durante la gara potremmo essere costretti a dover utilizzare più cose, perché comunque in determinati ruoli numericamente non siamo in questo momento tantissimi, per cui c'è un momento che noi dobbiamo unirci, noi più persone abbiamo dalla nostra parte, più riusciamo magari ad avere quella forza emotiva che serve, perché quando comunque mancano tanti giocatori, i motivi anche lì possiamo andare a sparare sulla Croce Rossa, su qualsiasi cosa, però noi dobbiamo lavorare su quello che abbiamo e andare a cercare di tirare fuori il massimo di quello che abbiamo, perché in questo momento a livello numerico siamo un po' in difficoltà. Mister, io già sorrido, quindi è una domanda positiva, non è negativa. E allora vogliamo dare un po' a tutti, com'è andata questa settimana? Gli allenamenti come sono stati? I giocatori come hanno risposto? Se siamo pronti per domani per incontrare il Latina? L'Avellino. Siamo pronti, i ragazzi sono pronti e col Taranto l'hanno dimostrato in tante cose, no? Sotto l'aspetto dell'atteggiamento, a livello di qualità di gioco obiettivamente potevamo far meglio, ma in quel momento ci sono dei momenti dove il risultato conta. Sicuramente mercoledì non ci aspettavamo quel tipo di partita, che poi è stata più nel finale, no? Perché siamo un po' abbassati troppo in generale. Ora dobbiamo trovare questo equilibrio, no? Queste prestazioni magari altalenanti non fanno bene a nessuno, dobbiamo cercare di avere continuità sia sotto l'aspetto qualitativo, che possiamo sicuramente migliorare, sia sotto l'aspetto della prestazione, che possiamo migliorare, però abbiamo fatto un po' troppi, magari una sì una no. Ora dobbiamo trovare questa linea con calma, nel massimo del possibile, sapendo che è una partita bellissima da giocare, è una partita che è molto facile da preparare sotto l'aspetto caratteriale, una partita difficile che viene nel momento giusto, proprio perché loro sono probabilmente in un momento di esaltazione totale, noi siamo un attimino a ricercare il nostro equilibrio e dobbiamo lottare per trovarlo, perché la chiave di questa stagione sta in questa cosa qua, a mio modo di vedere. Buongiorno mister, io vorrei farle una domanda un po' particolare, ovviamente le espongo una mia impressione e mi appello alla sua sincerità che è sempre stata apprezzata. Sulla base degli esiti della prestazione di Teramo contro il Monte Rosi, lei non ha avuto l'impressione, perché lei parlava poc'anzi del fatto che i ragazzi fossero sempre sul pezzo, che non ci fosse nessun problema da quel punto di vista, e rimandava al mittente tutte le voci, no, che stanno girando in questo momento a Catania, legittimamente, attenzione. Lei non ha avuto l'impressione, come l'ho avuta io, che obiettivamente, soprattutto nel secondo tempo, no, a Teramo, ci fosse uno scollamento, cioè abbiamo visto gente che non passava la palla in situazioni importanti, non dico che lo facessero apposta, attenzione, non vorrei che essere frainteso, però diciamo una situazione in cui magari non è così scontato che ci sia tutta questa unità di cui si parla, perché obiettivamente da quello che si è visto ci sono state delle situazioni di campo, sto parlando solo di campo, mister, ovviamente, che ci hanno fatto pensare il contrario. Ovviamente questa è una impressione del giornalista Max Licari e sto chiedendo una risposta sincera all'allenatore del Catania, Tabbiani, ovviamente. Se ci fossero situazioni che magari possono, cercando di leggere la domanda, possono, sono sempre le stesse,
non si prende gol al 92esimo, non si va in vantaggio, ci sono tante cose da poter fare dentro una gara. Ci sono state due situazioni che avremmo potuto servire il compagno in maniera messo in posizione migliore, no? Però allora vado alla partita domenica prima, la stessa, una delle stesse situazioni, Dubi ha preso traversa palo, no? È la stessa identica situazione. O col Messina, Marsura ha fatto far gol a Bocic. Sono magari visualizzazioni, dipende anche a che capita la palla. Ad esempio David ha provato... No, ci mancherebbe. David ha provato a tirare, magari avesse fatto gol, grande David, no? Faccio un esempio perché una magari può sembrare quella. Non si vedono da quelle cose lì. Sicuramente nel secondo tempo di Monterosi c'è stato uno scollamento, sì. Dovuto a cosa? Io ogni volta che arriva una partita uno si pone delle domande nel mio ruolo, no? E deve capire il perché la chiave è quello di capire il perché. Abbiamo avuto, quello è capitato anche col Taranto, no? Gli ultimi minuti che abbiamo permesso a loro di buttare tanti palloni in aria. Ci può anche essere il fatto che voler vincere manca un pochi minuti, che non è è un errore che dobbiamo sicuramente migliorare. Col Taranto non abbiamo preso gol e col Monterosi abbiamo preso gol. Se devo analizzare gli ultimi minuti sono stati molto simili, la differenza è che in quella partita non abbiamo preso gol e in quella dopo sì. Se lei mi parla di scollamento di un secondo tempo fatto in un determinato modo sicuramente non positivo, le do ragione. Se lei va a insinuare che non si passano la palla apposta per non vincere le partite, no. Ah, ok. Ok. Che effettivamente da quello che si è visto in campo qualche piccolo problema magari anche di comunicazione. State due situazioni che potevamo sicuramente servire il compagno posizionato meglio. Queste sono scelte, no? Magari la passava dentro e la intercettava il difensore, si diceva doveva tirare, a volte capitano quelle situazioni, no? Per cui sono situazioni di calcio, c'è un secondo per decidere. La scelta è stata sbagliata? Sì. Ma un conto è scegliere la cosa sbagliata, un conto è pensare che si sia fatto perché si è egoisti o si vuole pensare a se stessi o... Allora, lì è tutto opinabile. Uno può pensare che l'hanno fatta apposta e uno può pensare che invece ha scelto il modo sbagliato. Io sono sicuro al 200% che è stata la scelta sbagliata, che può capitare. È chiaro che capita a 5 metri dalla porta e dà ancora più fastidio, perché anche io ovviamente ho detto perché non l'ha messa in mezzo. Ma David dopo la partita... No, ma ora prendo l'esempio di David perché è un ragazzo talmente giovane, ma ci mancherebbe, io proprio ai miei ragazzi non andrò mai addosso, soprattutto se vedo i loro comportamenti. Ho preso l'esempio di David, per prenderne uno ne potrò prendere altri. Dopo la partita avrei potuto metterla dentro, quindi... Si analizzano le cose, si può fare le cose giuste e sbagliate, è ovvio che dobbiamo cercare di fare più cose giuste. Salve mister, Leonardo Russo, Futura Production. Le volevo fare una domanda riguardo la situazione infermeria, che comincia a essere un po' affollata. Secondo lei questi infortuni sono dovuti prettamente ad un fattore di frequenze dei match che oggettivamente cominciano ad essere tanti in poco tempo, o magari qualcosa andava fatto anche in, diciamo, in pre-season per quanto riguarda la preparazione atletica? Grazie. No, beh, abbiamo avuto un po' di condizioni diverse, no? Fisiche. Alcuni ragazzi sono arrivati dopo. È chiaro che magari chi ha fatto la preparazione con noi ha avuto un certo tipo di percorso. Poi quando inizi a giocare non hai più tempo di fare determinate cose. È anche vero che in tante squadre ci sono un po' di infortuni, soprattutto quando giochi di frequente. Noi paradossalmente dal 14, perché la seconda di campionato noi l'abbiamo fatta al 14, al 25, che era quello, abbiamo fatto 10 partite, che sono comunque un numero abbastanza importante. Alcuni giocatori, non avendo appunto sostituti per, abbiamo dovuto farli andare un po' su un minutaggio molto elevato senza avere la possibilità di ruotare, quindi i fattori possono essere tanti. Dire adesso qual è, dire una bugia, posso tutelare il lavoro di uno, di un altro, la realtà è che possono capitare. È chiaro che tante partite non aiutano e se poi capita in un reparto determinate cose devi andare a far faticare di più determinati giocatori e può essere che possano andare in fatica. Buongiorno mister, Salvo Russo, Globus Television. Mister, al netto di tutto quello che è stato detto di questi giorni così difficili da affrontare, c'è però un avversario tosto come l'Avellino. E, dal punto di vista atletico e tecnico, lei è quasi condizionata a schierare una formazione
perché da quando è iniziato il campionato probabilmente non ha mai schierato la stessa formazione per infortuni e squalifiche. Ma detto questo, c'è un elemento più importante, se vogliamo, ed è la mancanza di quell'agonismo sportivo in determinati frangenti di una partita, come è successo per esempio a Teramo, dove lì necessità vuole che la partita la devi, se non riesci a controllarla la devi chiudere, perché sennò poi il calcio ti porta a queste situazioni, che purtroppo sono situazioni che abbiamo già visto. Ora dico, la spinta del Massimino riesce ad influire? Perché finora credo che i giocatori non l'abbiano percepito bene. No, ma anche lì andiamo a, siamo un po' altalenanti, no? Questa risposta, perché ci sono, la domenica prima magari abbiamo fatto determinate cose nel modo giusto, siamo riusciti a tenere il risultato in magari mercoledì eravamo un po' più disuniti, come giustamente avete fatto notare nel secondo tempo, e fa sempre parte di quella continuità che dobbiamo trovare. Il Massimino è uno stadio importante, abbiamo tantissima gente che ci viene a sostenere e ci ha dato una mano in tantissime partite, perché poi alcune sono state veramente condizionate da episodi, no? La prima, ora mi viene in mente la prima, dove è stata veramente una partita. Domenica ci hanno dato una mano perché le curve hanno cantato tutta la partita, e anche nel primo tempo che siamo andati a riposo non c'è stato in un risultato di 0-0 non c'è stato pessimismo, quindi è in funzione anche all'ambiente che c'è. Un ambiente positivo sicuramente trascina, per noi abbiamo vissuto per ora un ambiente sempre positivo al Massimino, e quindi speriamo che questo possa continuare almeno per i 90 minuti, poi alla fine della partita è giusto dare un giudizio, perché come si va a teatro e si accetta, si applaude o si fischia uno spettacolo, anche al campo è giusto che al 90° minuto noi possiamo prendere applausi o fischi. Per ora la gente ci ha dato una grande mano e noi abbiamo utilizzato loro in determinati momenti in maniera positiva. Alcune volte non ci siamo riusciti, ma sicuramente non è per colpa della gente, ma perché magari in casa abbiamo avuto delle situazioni un po' sfavorevoli. Dobbiamo cercare di trascinare noi sempre di più la gente. Le curve ci hanno sempre dato una mano, magari l'altra parte dello stadio è un po' più polemica, come in tutti i campi del mondo, e dobbiamo cercare di trascinare tutto l'ambiente a suon di prestazioni continuative, che è quello che secondo me realmente in questo momento sta mancando al Catania. Perché questa domanda ancora non è stata fatta, a livello di recuperi, no, di giocatori, come siamo messi, no? Perché si dice che possa recuperare Rocca e qualche altro ragazzo che in questo momento potrebbe essere un aiuto, no? Perché domani si incontra una formazione che nelle ultime partite ha sempre vinto, quindi da questo punto di vista vorrei capire come siamo combinati con i tempi di recupero. Rocca rientra, è convocato, quindi domani sarà a disposizione. Zanellato bisogna vedere nella settimana prossima, Deli anche lui fa un esame in questi giorni qua, sono un po' tutti lì vicini a dover rientrare, di volta in volta vedremo. È anche vero che, sai, non avendo magari allenamenti continui, no? Magari una settimana tipo non puoi farli inserire piano piano perché giochi di continuo, ma penso che a breve quelli che sono fuori da un po' dovrebbero entrare, ora li dobbiamo mettere in condizione, anche se abbiamo uno staff che li allena anche mentre sono infortunati, quindi quando arrivano a me, diciamo, hanno già una base di condizione, no? Perché comunque anche Rapisarda era la prima e domenica ha retto bene finché ha giocato e starà sempre meglio, uguale succederà per Rocca. Quindi ne abbiamo persi due che ora non sappiamo quando, però quelli che sono fuori da un po' dovrebbero rientrare. Chiarella ora è a tutti gli effetti abile e ruolabile, quindi ne abbiamo presi un po', ne perdiamo un po' e dobbiamo cercare. Quaini è a posto, cioè domenica non si era allenato e quindi era pericoloso farlo entrare a 10 minuti con rischio senza 5 giorni di allenamento, ora è disponibile. Piano piano stiamo buttando dentro, le condizioni fisiche possono essere un po' diverse e dobbiamo cercare di soffrire un po' in questo momento.